chi è Domenico Imperato? Ci sono dei casi di omonimia, cioè è mio nonno, è Domenico Imperato. Poi sono i miei cugini e poi sono io. Siamo in tanti, sì. Ci sono vari. Imperato è un cognome napoletano e quindi viene da. Io poi ho preso anche il nome del nonno, del padre di mio padre. È Domenico Imperato, è il mio nome, il mio cognome che mi porto dietro. E io principalmente faccio la musica, faccio le canzoni, scrivo canzoni, suono la chitarra, canto e ho fatto un disco, adesso sto lavorando al secondo disco, poi mi piacciono anche altre cose. La pizza pugliese, perché quello è l'altro estremo, l'altro polo è mia madre, che invece qui Domenico Imperato, per fare un Domenico Imperato ci vuole un uomo e una donna, che è barese, quindi io sono nato a Bari, da Acquavia delle Fonti, ci tengo a sottolineare perché il nome è molto bello, il paese è bello, cioè tutto il lato di mia madre, poi mio padre di là, però sono di Pescara. E poi ho fatto un po' un periodo passato fuori Pescara in giro a curiosare un po', ho avuto la possibilità di girare anche per la musica, soprattutto per la musica, e adesso sono tornato stabile a Pescara, vivo a Pescara, e poi quando ci sono concerti o possibilità ci si muove. Infatti una delle cose che dicono sul tuo primo disco, che ho letto su qualche intervista, è proprio quello che in pochi dischi si sente in maniera così semplice la presenza contemporanea di luoghi diversi. È come se tu, mentre stai ascoltando, non so, persone napoletane che parlano, in sottofondo la strada che senti, i rumori di strada sono, non so, del Portogallo, del Brasile. Come mai questa cosa, questa follia musicale che hai fatto nell'inseguire tutti questi luoghi? Ma per curiosità, io vivevo a Roma, nel periodo dell'università l'ho passato a Roma, dopo Pescara sono andato a Roma e poi sono stato un anno a Lisbona in Portogallo ed è stato un anno fantastico, soprattutto dal punto di vista musicale, anche linguistico, perché io non conoscevo il portoghese, l'ho imparato vivendo in Portogallo, nella quotidianità, per strada, uscendo, suonando. E la cosa bella di Lisbona era appunto questa mistura, no? Si dice in portoghese, questo calderone di suoni, di parole. È stato. Ma io musicalmente sono molto curioso. Venivo da piccolo, mi piaceva la canzone d'autore, ma di cantautori, ma anche molto rock. Ero un chitarrista, chitarra elettrica. Piaceva molto Jimi Hendrix, Led Zeppelin, tutta questa roba qua che si sente quando si è piccoli. Poi dopo ho iniziato a scoprire cose nuove, perché secondo me c'è tanta musica bella che passa attraverso vari generi, a me piace un sacco di roba. Poi dopo ho scoperto appunto il jazz, magari, no? Quando si diventa un po' più grandi, dal blues si passa. E dal jazz sono arrivato anche a sentire delle cose della musica africana, musica. E lì poi il Brasile. Il primo disco l'hai registrato in Brasile, sì. Cosa c'era in Brasile che qui non potevi trovare, secondo te? Adesso guardarlo con una certa distanza. Vabbè, c'è tanto, perché è lontano, è un altro mondo, è un altro continente. Ma è successo tutto in maniera molto. Adesso manco da parecchi anni. Da 7 anni, dal 2009 non torno in Brasile, io ci ho passato 3 anni dopo il Portogallo, però Lisbona era vicina, invece il Brasile per me era lontanissimo, anche perché non è che avevo viaggiato fino a quel punto tantissimo, anche avevo viaggiato tanto in Italia, mi ero fatto un sacco di giri nel sud Italia, mi piaceva molto la musica del sud, la musica nostra pure popolare, però il Brasile è arrivato un po' come una cosa un po' fortuita, sono un po' fortunato, un po' scesa dall'alto. Io la cercavo, ma l'avevo un po' rimandata fra qualche anno dopo Lisbona. Invece poi mi sono ritrovato subito dopo Lisbona a San Paolo, in Brasile. È cambiato tanto, è stato proprio uno shock pazzesco, perché è un altro modo di vedere non solo la musica, la vita, la quotidianità,
il mondo, un altro sistema. E quindi succede una serie di cose, ti inizia di shock sensoriali, no? Sono tante. Poi la cosa che dico sempre forse è che nell'ultimo, nella seconda volta che sono stato lì, ho avuto la fortuna, poi capita anche questo, perché San Paolo è una città enorme e in realtà mi ero un po' perso, cioè non ci sto a capire granché, cioè sotto alcuni punti di vista, cioè quello tipo musicale, sì, studiavo, suonavo, però è una città, è una delle città più grandi del, e non avevo trovato ancora, avevo un paio di amici che suonavano, invece è capitato di finire in una casa, e non lo scorderò mai, dove c'era uno che per me è stato un maestro, un cantautore affermato degli anni 60-70 in Brasile, un signor cantautore che ha scritto dei successi, che ha lavorato, e in questa casa poi c'erano, oltre a lui c'erano anche alcuni suoi colleghi, e c'erano anche dei, c'era suo figlio che è un mio amico ed è un bravissimo cantore, Raffa Barreto, il papà si chiama Vicenci Barreto, e quella sera io ho conosciuto un gruppo di musicisti molto bravi di San Paolo, come se pensi in Italia vai a Roma, non è che arrivi a Roma e subito conosci, magari vai nei locali, no, si inizia a fare un po', e quella sera ho conosciuto loro e sono rimasto folgorato, perché in Brasile forse c'è questa cosa della musica poi molto legata alla quotidianità. Da noi forse un po' l'abbiamo persa, la musica popolare, no? Noi pure abbiamo musica popolare, però loro hanno una musica popolare più viva e quindi nella quotidianità è più. E quella sera in una casa girava la chitarra, pure da noi, però erano tutti musicisti e io sono rimasto così perché sta chitarra girava e è passata per le mani di vari cantautori, chitarristi. E poi sono diventato amico di questi ragazzi, e con alcuni di loro in particolar modo, e quello è stato il bello. E una cosa che non si vede mai dei musicisti in generale, che il grande pubblico solitamente non sa cosa succede dietro le quinte. Da quando uno ha in mano il disco, come è successo a te, da quando il tuo primo disco era proprio fisicamente nelle tue mani, qual è il percorso che hai dovuto seguire subito dopo? È un macello. Quando c'hai poi il disco in mano, c'hai il disco in mano e... è un casino perché mancano i soldi, c'è crisi su tutti i settori, quello musicale ancora di più, diventa un po' dura ai limiti, come direbbe un altro cantautore, del masochismo fare il cantautore. Però uno ha scelto questa cosa proprio perché non c'ha qualcosa che non gli va dentro la testa, perché altrimenti poteva fare una via più retta e semplice, accettare di girare anche a cifre basse, quindi magari io mi ritrovo a volte anche a fare, ma non solo io, tanti si trovano a fare concerti in duo ma anche da soli, io spesso vado in chitarra e voce, e poi il disco se il mio primo disco è uscito con un'etichetta piccola, la New Model Label di Ferrara, hanno fatto quello che potevano. Trovare spazio nei locali diventa sempre più difficile. Io ho girato tanto, anche perché mi sono adattato, oltre al quintetto, che non è facile, che veniamo sempre. È un periodo in cui bisogna rimboccarsi le maniche, si lavora. Io adesso sto lavorando al secondo disco e vediamo un po'. Vivo di musica e cerco di... bisogna... un po' la realtà del cantautore è questa. Purtroppo alcuni canali sono chiusi per la musica di qualità, non parlo appunto anche di tante cose belle che ci sono e che non senti in radio, e io non capisco perché. La cosa che abbiamo a disposizione è internet, che fai un video, metti il disco, il mio disco lo posso ascoltare, si può ascoltare su YouTube, su Spotify, e quindi il tuo lavoro, questa è positiva, se funziona va avanti, quindi questa è la salvezza. E infatti parecchie cose carine sono riuscite a fare breccia attraverso magari un videoclip che raggiunge un tot di visualizzazioni e quindi riesce a creare anche un po' di attenzione su un artista che magari merita, però deve sempre
fare lottare con i piccoli palchi che sono bellissimi, perché però nel primo disco ho fatto questa, ho avuto questa idea, questa follia, un po' perché era il primo, quindi il primo è difficile perché non hai mai fatto un disco, e però mi sono avventurato in questa produzione brasiliana con due giovani produttori, musicisti, che hanno realizzato il disco insieme a me, e i musicisti io del primo disco non li conoscevo, a parte qualcuno, perché era il produttore che li chiamava, erano amici suoi. E però sono stato fortunato perché c'è questo gran tocco su dei musicisti. Poi noi, io cercavo insieme produttori, cercavo di guidare e far capire. Non c'è stato un grosso lavoro, anzi quasi zero, di preproduzione o arrangiamento. È stato tutto fatto in studio, però erano dei signori musicisti. Ancora adesso mi rendo conto che c'era un gran tocco. Loro hanno sempre questa suo discorso, che sembra un po', però questa forma di suonare popolare, diretta, e che poi si mischia con un linguaggio anche complesso, che può essere il jazz, la musica classica, erudita, e quindi avevano questa facilità, attaccavano, boom. In realtà due pezzi li ho registrati qui con i miei musici, con i musicisti con cui suono in Abruzzo, con la mia band, e poi ho finalizzato il disco, ho rifatto le voci. E adesso invece sto facendo un altro tipo di lavoro, sto facendo un percorso diverso proprio. Negli ultimi mesi sono a lavoro su una preproduzione in casa, sto arrangiando io con l'aiuto di un produttore artistico che mi sta dando una mano, un amico musicista, Francesco Arcuri, e poi c'è il mio quartetto, che è formato da Bruno Marcozzi alla batteria e percussioni, Flavia Massimo al violoncello, Nicola e Camillo al basso e contrabbasso, e Marco Bassi alle tastiere, tutti musicisti abruzzesi. Fai la musica perché fai la musica, ma secondo me nasce un po' storto, un po'... cioè storto nel senso buono, cioè appunto la musica è una cosa storta, non è una cosa come tutte le altre, che ha un percorso storto e positivo, perché devi avere una narrativa, devi ingarbugliare, devi l'intreccio, no? Devi creare. Secondo me c'hai un richiamo dentro. Poi la vita, io ho avuto la possibilità o anche la scelta di fare questa cosa, l'ho portata avanti. Io mi ricordo perfettamente il momento in cui ho preso la chitarra, ho scritto la prima canzone, il momento in cui ho sentito la prima volta una batteria suonare. È a Pescara, in cui ho sentito per la prima volta, che ero piccolo, una bacchetta che vibrava su un rullante, e a me non sono uscito di qua. Ciao a tutti da Domenico Imperato, e un ringraziamento speciale agli amici qui. Una giornata molto divertente e costruttiva, rilassata, con i Dogs Love Company Session, Home Session, che devo dire, le sessioni di questi Dogs Love Company. Un abbraccio a tutte e due, alla prossima.